vuoi iniziare inizia. A due minuti siamo d'accordo. Ah sì. Sì, io dico sta pappardella qua, poi ti prendo, ti dico allora che sei te. America, poi dico così ti faccio dire. Sì, dico due cose sull'andamento. Ti lascio per dire le entrate magari. Sì, 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 sì. Hanno vissuto vigilie opposte, ma sono qui con la stessa fame di vincere. Milano, dopo 4 vittorie consecutive, arriva col vento in poppa ed è nel miglior momento della propria stagione. Ozzano, invece, viene da 4 sconfitte in fila e con una sola vittoria nelle ultime 8 gare sta vivendo il momento più duro da inizio campionato. Milano per il definitivo salto di qualità. Ozzano per scacciare i fantasmi dei play-out. Al party grafiche reggiani di Ozzano dell'Emilia per New Fly Boss, Cinematic Ozzano, Urania Super Flavor Milano. Una buona sera ad Alberto Cernera e Marco Rivola qui in nostra compagnia. Incontro valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B Old Wild West Girone B. Qui a Ozzano è di scena questa sera la corazzata Milano. A soli 2 punti dal primo posto, costruita per vincere il campionato e reduce dall'ampio successo con la capolista Cesena, è in uno straordinario momento di forma. Ozzano, al contrario, dopo un girone d'andata ben oltre le aspettative, ora sta faticando parecchio ed è stata risucchiata a soli 2 punti dai playoff. Il pronostico dunque è chiuso? A mio avviso no. Lascio la parola a te Marco per sapere tu cosa ne pensi su questa cosa qua. Ok. Buonasera anche da parte mia. La partita, come diceva Alberto, sarà molto impegnativa per Ozzano. Pronostico per me è aperto, perché Ozzano deve dare una reazione da questo momento negativo. Il fattore campo influisce. Non c'è da dire che però Milano arriva da un momento Milano, anche voglia di vendicarsi, perché ricordiamo che all'andata Ozzano fece forse a mio avviso la miglior prestazione dell'anno, vinse di 10 a Milano, una trasferta incredibile, ancora indimenticabile, e purtroppo è l'ultima vittoria in trasferta di Ozzano dal 3 di novembre. Ozzano non ha ancora conquistato i 2 punti. Linea ad Alberto che ci racconterà l'incontro, che stanno entrando i quintetti. Sì, come hai detto te Marco, una partita sicuramente molto difficile per i New Fly Boss, che abbiamo detto vivono un momento davvero complicato della propria stagione. Per Milano è esattamente l'opposto, sta vivendo un momento sicuramente ottimo. Milano però deve dare continuità ai propri risultati, la continuità che è stata proprio quella che è mancata a Milano per il definitivo salto di qualità. Questa sera Milano viene proprio qui per confermare gli ottimi risultati degli ultimi periodi e, come hai detto benissimo tu Marco, per riscattare una sconfitta inaspettata all'andata, dove Ozzano ha vinto il suo ultimo incontro in trasferta lo scorso 3 di novembre. Milano è una squadra sicuramente attrezzata per vincere il campionato, è una squadra molto esperta, età media molto alta, è una squadra che ha il miglior attacco del campionato con oltre 80 punti segnati a partita. Vediamo adesso i quintetti per Ozzano. Chiusolo, Corcelli, Mastrangelo, Dordei e Augusto. Risponde invece Milano con il numero 0 Simoncelli. Abbiamo poi il numero 21 Piatti, il numero 2 Piunti, il 18 Eli Antonio e il numero 16 Scanzi. Sicuramente, come detto, l'esperienza è il punto di forza di Milano, ha tanti giocatori con passato in A2, ha tanti giocatori che hanno giocato nel campionato di Serie B da protagonisti, uno su tutti Giorgio Piunti, che ha vinto gli ultimi 2 campionati di Serie B, 2 anni fa con Ordinuovi, lo scorso anno con Cento. Salta la palla 2, la tocca Dordei e la va a consegnare nelle mani di Mario Chiusolo, che dà il via finalmente all'incontro, incontro che deve essere quello della svolta per Ozzano, che avrebbe davvero bisogno di questi 3 punti, di questi 2 punti, scusate, la tripla tentata da Chiusolo che non va, il rimbalzo di Simoncelli, il playmaker della squadra lombarda, che va a pescare
in post basso Eli Antonio, che viene fermato però con un fallo ancora prima della ricezione dal capitano danese Augusto. Si incarica quindi della rimessa Simoncelli per Milano. Uscita di Piatti non viene premiata, riceve però Scanzi, palleggio, arresto e tiro in centro all'area. Primi due punti per la guardia milanese e i primi due punti per la partita. Scanzi, anche lui con un passato in A2, abbiamo visto con le file di Brescia. Tanto Augusto che vuole attaccare Eli Antonio, finta, passo d'incrocio molto ben fatto con la mano sinistra, però trova solo il primo ferro, si corregge ma sbaglia ancora una volta, il rimbalzo è controllato da Dordei che però perde palla nel tentativo di servire un compagno in uscita, contropiede veloce di Milano con la tripla tentata ma sbagliata da Scalzi. Il rimbalzo difensivo è di Gigi Dordei che va nelle mani di Nunzio Corcelli. Per chiusolo, bello il passaggio sopra la testa a pescare Astrangelo che trova ancora una volta Corcelli, preso da Scanzi. Corcelli pesca sul pitturato Augusto, la sua tripla si stampa sul ferro, il rimbalzo è di Piatti. Nuova azione offensiva per Milano, 2-0 il vantaggio milanese in questi primi scampoli di partita. Piunti a spazio da tre punti, non è la specialità della casa e non si prende questo tiro. Simoncelli palleggia, trova Piatti che va sul pitturato per Eli Antonio, la tripla gira sul ferro ed esce, il ribalto è di Corcelli che va da Dordei e poi Mastrangelo alla che gira sul pitturato fino a Dordei che vuole attaccare in uno contro uno Piatti che però è molto bravo a contenerlo. Sinermatica allora torna nelle mani di Chiusolo che sbasta un passaggio per Mastrangelo che attacca Piatti, va fino in fondo a sbagliare ma a subire il fallo. Ci sarà un viaggio in lunetta per Nicola Mastrangelo. Il fallo è stato fischiato al numero 16, Andrea Scanzi. Passato, come detto, in A2 a Brescia per lui, anche diverse stagioni in Serie B, in quella di Orzinuovi, Bergamo e Montichiari. Lui che non si è in carriera mai spostato dalla regione Lombarda. Mastrangelo intanto sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Lui che in stagione tira dalla linea della carità con il 74%. 1-2 in questa circostanza. Primo punto per la Sinermatic che muove lo 0 dal tabellone. Adesso prova con questa difesa allungata anche con il tentativo di raddoppio che però non è efficace. C'è però la zona ordinata da Coach Grandi, la zona 2-3. Circostanza, Piunti riceve nel pitturato, trova lo scarico per Scanzi che sull'uscita di Corcelli tira da tre punti e non perdona. Ecco il quinto punto di Scanzi, quinto punto di Milano, 5-1 per Milano, o meglio potremmo dire 5 per Scanzi, 1 per Ozzano. Dordei attacca Piunti e lo costringe a commettere il primo fallo della sua partita e ci sarà un viaggio in lunetta per il numero 21, l'esperto giocatore ozzanese con passato glorioso, anche lui una vita in A2, una carriera intera in A2 e anche qualche stagione in Serie A, lo ricordiamo soprattutto con la maglia di Pesaro nell'ultima apparizione nel massimo campionato italiano. Va a realizzare il primo tiro libero Gigi Dordei, lui che in stagione tira con il 84%. Ancora ferma a 0 punti dal campo la formazione allenata da coach Federico Grandi. Gigi Dordei realizza il secondo tiro libero e il secondo punto personale, 3-4 dalla linea del tiro libero per Ozzano di questo avvio di partita. Intanto c'è ancora questa difesa allungata ordinata da coach Federico Grandi con tentativi di raddoppi. In questo tentativo di raddoppio è stato fischiato il fallo a Mario Chiusolo, è il primo fallo della sua partita. È ancora Chiusolo che va a francobollare Simoncelli che qui probabilmente cerca un fallo. Sicuramente il secondo fallo di Chiusolo sarebbe adesso una brutta notizia per Ozzano. Tanto la palla che arriva nel pitturato a Piunti che fa spallate con Dordei, si gira, tira sul primo ferro, rimbalzo di Mastrangelo e Ozzano può tornare in zona d'attacco con due punti da recuperare. Chiusolo sfrutta bene il blocco, poi smazza un bellissimo assist pescando da tre punti in angolo il capitano Giovanni Augusto che segna la prima tripla della sua partita. Sono anche i suoi primi tre punti e dà il primo vantaggio alla formazione padrone di casa, 6-5 New Flying Balls. La difesa di Mastrangelo che insegue Scanzi, la palla si muove bene però nell'attacco milanese. Eli Antonio, palleggio che
e tiro che va però sul ferro più lungo. Zano vuole provare a correre dall'altra parte con Augusto, adesso si ferma ma attacca bene, poi sul raddoppio pesca in angolo Mastrangelo, la sua tripla si stampa sul ferro e la palla è nelle mani zanesi, nelle mani milanesi. Dall'altra parte Simoncelli, pesca Eli Antonio che di tocco torna da Simoncelli che da tre punti prende il tiro, si stampa sul primo ferro, rimbalzo di Corcelli, scusate, rimbalzo di Chiusolo che poi va nelle mani di Corcelli che pesca nuovamente Chiusolo in punta, attenzione, palla prima persa da Chiusolo che poi la ritrova e va a subire il fallo di Piunti. È il secondo fallo di Giorgio Piunti, il lungo scuola Sutor Montegranaro, classe 1990, 205 cm di altezza. Intanto esce Piatti, fa il suo ingresso in campo Santo Lamazza, anche lui giocatore molto esperto, classe 1983. Costretto a lasciare il campo Giorgio Piunti a causa dei due falli già commessi. Entra al suo campo Andrea Paleari quando intanto c'è una brutta palla persa per la Sinermatic. Non si capiscono Chiusolo e Mastrangelo sulla rimessa. La palla va quindi direttamente in tribuna. Sarà così rimessa per la formazione milanese che ha un punto da recuperare con 6 minuti e 08 ancora da giocare in questa prima frazione di gioco. Santo Lamazza, difeso da Corcelli, il passaggio per Simoncelli, adesso gioca con il doppio playmaker coach Davide Villa, è Simoncelli a prendersi il palleggio, arresto e tiro da tre punti che però non ha buon fine. Allora Chiusolo arma la mano di Augusto che da tre punti si prende il tiro ma non va, lotta e controlla, rimbalzo Dordei che poi va da Corcelli che però non trova il canestro, però c'è il rimbalzo di Nicola Mastrangelo che va a subire il fallo di Paleari. Ozzano in questo avvio di partita è sicuramente imprecisa al tiro ma molto determinata, molto concentrata, molto aggressiva, questo lo stiamo vedendo dalla voglia che ha Ozzano di andare a rimbalzo con già diversi rimbalzi offensivi catturati e con l'intensità anche mostrata in difesa e nel tentativo di correre in contropiede, questo che è uno dei marchi di fabbrica della formazione di Cosgrani. Tanto bellissimo l'assist di Marco Chiusolo per Giovanni Augusto che trova il quinto punto della propria partita ed ha il più tre, massimo vantaggio a Ozzano quando c'è un fallo fischiato a Nunzio Corcelli, è il suo primo fallo. Attenzione che Nunzio Corcelli dovrà cercare di evitare falli ingenui durante l'arco di questa partita, anche perché questo è forse uno dei suoi talloni d'Achille, forse il principale tallone d'Achille, che spesso ha problemi di falli nel corso delle sue partite. Intanto Andrea Scanzi si prende il palleggio, arresto e tiro dalla media e dall'angolo, trova un bellissimo canestro che dà il meno uno all'Urania di Milano. Il blocco di Augusto per Chiusolo che va da Dordei in punta per Augusto che trova Mastrangelo, non c'è vantaggio, sono solo 7 secondi per andare al tiro, attacca Scanti, bellissimo lo slalom di Nicola Mastrangelo in penetrazione, canestro bellissimo, primi due punti della sua serata, nuovo più 3 New Flying Balls, 10-7 con 4:30 da giocare sul cronometro della prima frazione, l'uscita di Scanti che riceve il passaggio di Eli Antonio e poi bellissima la penetrazione con la mano sinistra fino in fondo a depositare i due punti appoggiati al vetro. È il nono punto della formazione in casacca nera questa sera. Mastrangelo difeso dallo stesso Scanzi, molto lontano da canestro però Mastrangelo, idee un po' confuse in questa azione per la Sinermatic. Corcelli trova, anzi cerca l'assist per Dordei, impreciso però. Allora Scanzi recupera la palla, prende tutto il campo e si prende il palleggio, arresto e tiro dal gomito realizzando l'undicesimo punto della sua partita che sono anche gli 11 punti della formazione milanese, quindi 11 punti per Scanzi, 10 per Ozzano, vero assoluto protagonista Scanzi in questo avvio di partita con già 11 punti segnati in 6 minuti e mezzo. Simoncelli trova l'uscita di Santo Lamazza che dalla linea del
tiro libero punisce la difesa Sinermatic e porta 6-0 il parziale aperto per la formazione milanese. Trova i primi due punti di Milano non griffati. Scanti, che come detto sta davvero giocando un match strepitoso. Marco, come hai visto queste prime battute dell'incontro? Partita bella, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Milano si è affidata ad Andrea Scanzi, che sta facendo un partitone, 11 punti su 13 realizzati dalla formazione milanese. Ozzano ha perso qualche pallone di troppo, forse soprattutto abbiamo visto una rimessa gettata al vento, e poi sappiamo comunque che gioca contro un avversario quasi di categoria superiore, perché come avrai detto tu in apertura, Milano almeno 6-7 giocatori che hanno disputato fino a un paio di anni fa la A2, quindi risultato che ci può stare fino a questo momento. Ozzano ora deve stare attenta a non cadere, come succede spesso soprattutto in trasferta nelle ultime occasioni, di innervosirsi quando va sotto, ma deve stare lì sul pezzo, perché se gioca come sa può mettere in difficoltà anche una corazzata come quella milanese. Terminato il minuto di sospensione, a te Alberto. Intanto vediamo, c'è un cambio tra le file della Sinermatic, c'è l'ingresso in campo del lungo Dmitry Kliucnik, ha lasciato il campo al suo posto Gigi Dordei. Vediamo invece per il quintetto milanese, c'è l'ingresso in campo del numero 30 Andrea Negri, è uscito invece il playmaker Simoncelli. Chiuso lo guida una nuova azione offensiva ozzanese, difeso da Scanzi, pesca Mastrangelo che è bravo a pescare il neo entrato Kliucnik, che subisce fallo andando su con tanta energia nel tentativo di schiacciare. Il fallo è sanzionato a Eli Antonio. Eli Antonio, giocatore anche lui con diverse esperienze in A2, lo ricordiamo a Rieti, a Recanati e a Barcellona a posto di Gotto. Ci sarà così il viaggio in lunetta per Dmitry Kliucnik per muovere il 10 sul tabellone di Ozzano, che è da parecchio tempo 10-7 il precedente vantaggio di Ozzano, che poi ha subito questo parziale di 6-0 al momento ancora aperto. Vedremo se Kliucnik riuscirà a chiuderlo. Il primo tiro libero non è così, perché sbaglia con il pallone che balla sul ferro più di una volta. Lui che tira dalla linea della carità con il 63% in stagione, segna il secondo e chiude il parziale ozzanese, scusate, il parziale milanese, portando i suoi a meno 2 sulla pressione di Mastrangelo. Mascanti è bravo a superarla in tempo utile la metà campo e si prende un altro tiro da tre punti sull'assist di Santo Lamazza. 16° punto di Milano, 14° punto di uno scatenato Scanzi. Lui che in stagione segna 13,7 punti a partita, quindi in 7 minuti ha già superato le sue medie, la sua media stagionale. Scambia adesso con Santo Lamazza, finta di prendersi il tiro da tre punti, questa volta non lo prende, c'è un mismatch a suo favore perché attacca Dmitry Kliucnik, però va a trovarsi vicino al canestro dove non avrebbe un vantaggio in termini di centimetri, ma ce l'ha in termini di tecnica e realizza un altro canestro in semigancio mancino. 16° punto per lui e massimo vantaggio Milano sul più 7. Tripla di Mastrangelo intanto non va e Santo Lamazza guida un nuovo attacco milanese, che ovviamente va a cercare Scanzi, che subisce il fallo di Chiusolo, è il secondo fallo della sua partita. Infatti coach Grandi corre immediatamente ai ripari chiamando in campo al suo posto il neoacquisto Matteo Galassi da Lugo. Esce invece anche Nunzio Corcelli, gli lascia il posto il rientrante dall'infortunio Matteo Folli. La sua assenza per infortunio nelle ultime partite sicuramente ha pesato non poco nell'economia dell'andamento danese nelle ultime sfide. Intanto Eli Antonio riceve la rimessa e realizza immediatamente
il tiro, portando a 9 il massimo vantaggio milanese. Ozzano muove la palla e trova Augusto che si prende il tiro da 3 punti, la palla che balla sul ferro non entra e quindi Milano controlla il rimbalzo. Coach Grandi chiama in campo anche Marco Morara, lui che ha il proprio punto di forza, sicuramente l'intensità e l'agonismo. Vedremo se con la sua atleticità riuscirà a dare una scossa ai suoi. Intanto Negri tenta l'assist per Paleari. Chiude la difesa ozzanese concedendo solo la rimessa in zona d'attacco con soli 5 secondi per andare al tiro per l'Urania. Quando c'è il cambio tra le file ozzanesi, entra appunto Marco Morara, gli lascia il posto il capitano Augusto. Scanzi esce e si prende il tiro, questa volta non trova il fondo della retina. È umano anche lui, era chiaro che stava tirando con percentuali irreali che prima o poi si sarebbero dovuto abbassare. Intanto Mastrangelo pesca Kliucnik dalla punta, che si prende il tiro ma non va al rimbalzo di Eli Antonio, che trova Scanzi che a tutta velocità guida una nuova azione offensiva milanese. Cerca Paleari, sporca la palla Kliucnik, allora ancora Scanzi, difeso da Folli, trova l'assist per Paleari, la palla viene sporcata dalla difesa ozzanese. Sarà solo rimessa in fase d'attacco per Milano. Esce Scanzi, davvero protagonista assoluto di questo avvio di partita, con già 16 punti a referto. Rientra sul parquet Simoncelli. Esce dal blocco Negri, che si prende immediatamente il tiro, che però non trova il fondo della retina. Ozzano quindi torna in attacco con 27 secondi per andare al tiro. Galassi, c'è il blocco di Morara per lui, va però dall'altra parte, trova la scarico in sul perimetro per Folli. Il gioco si è fermato, è stato fischiato un fallo in attacco a Dimitri Kliucnik quando c'è l'ingresso in campo anche di Davide Toffali. Gli lascia il campo Eli Antonio. Toffali, giocatore di scuola Olimpia Milano, lo scorso anno lo abbiamo visto in prestito da queste parti con la casacca dell'Andrea Costa e Mola Basket in Serie 2, dove però non era particolarmente impiegato dall'allora coach imolese Demis Cavina. Simoncelli trova l'assist per Paleari, che però non riesce a realizzare il rimbalzo di Clius, che va dall'altra parte, si prende il tiro da 3 punti dalla linea di metà campo, tiro che non va, termina così un primo periodo che vede il punteggio 11 per Ozzano, 20 per Milano. Ozzano che aveva iniziato la partita sicuramente con il piglio giusto in termini di intensità, di voglia, soprattutto come hanno dimostrato i rimbalzi catturati in attacco. È poi salita in cattedra a Milano, soprattutto grazie ai meriti di Andrea Scanzi, autore, lo ricordiamo, già di 16 punti. E quindi il parziale di Milano dal 10 a 7 in favore di Ozzano è di 13 a 1, quindi sicuramente importantissimo il finale di primo periodo per la formazione milanese. Adesso Ozzano dovrà sicuramente cercare di trovare degli accorgimenti per limitare Scanzi senza dubbio, ma in generale la formazione milanese. Che ne pensi, Marco? Assolutamente sì, dopo che avevo fatto il mio intervento circa 3 minuti giocati fa, Milano non ha più sbagliato nulla, forse un tiro con Scanzi, che però al momento con 16 punti su 20 direi che sta facendo la partita della stagione. 5 su 6 al tiro da 2, 2 su 3 da 3, quindi 7 su 9 in 9 minuti, 15 di valutazione, direi mostruosa questa sua prestazione. Ozzano invece, soprattutto negli ultimi minuti da quando è andato sotto, ha sbagliato molto, qualche tiro magari forzato, e non è riuscita a trovare la via del canestro, e ora si trova a meno 9, la partita è ancora lunga, non bisogna mollare. Vediamo se ci sono dei cambi. Si entra Ranocchi, che prende il posto di Corcelli, perché stiamo cercando di capire Di Mastrangelo, ecco, perché c'è Folli, quindi giocherà comunque Folli, quindi giocherà da 3 e Ranocchi giocherà
da due con Galassi che farà il play, visto che Chiusolo è gravato di due falli. Questa è una brutta notizia, perché forse Chiusolo è quello che in questo inizio si era mosso meglio nella compagine ozzanese. Riprende il secondo quarto a Talbert. Sì, si incarica la rimessa a Davide Toffoli, la guardia milanese, classe 1998, giovanissimo giocatore in maglia numero 20. Negri trova, cerca proprio Toffoli, ma sporca Morara. Palla resta però nelle mani di Milano con Simoncelli. Trova lo scarico per Negri, che cerca un improbabile passaggio per Simoncelli. Brutte spaziature in questo attacco per l'Uraria, mentre Paleari, l'esperto lungo con il numero 11, ha qualcosa da dire all'arbitro. Lucznik va da Folli, che pesca Galassi, si prende il palleggio, arresto, tiro dalla grande distanza. Lui, che è un ottimo tiratore, realizza il tiro che riporta a meno 6 suoi. Davvero importante questo canestro per Matteo Galassi, per provare a dare la scossa ai propri compagni. Intanto c'è un fallo fischiato ad Alessandro Ranocchi, che non è al 100%, con problemi di febbre nel corso della settimana. Tanto la Mazza riceve e sfrutta il blocco di Paleari, si prende il tiro da tre punti che non va, il rimbalzo è di Folli e trova Ranocchi, scambiano i due, ancora Folli, difeso da Paleari, va da Klucznik, ecco il mismatch, Klucznik difeso da Toffoli, si avvicina a canestro, viene raddoppiato da Santo Lamazza, ma è molto bravo a chiudere il palleggio un attimo prima del raddoppio di Santo Lamazza e a appoggiare al vetro con il fallo di Santo Lamazza. Quindi canestro di Klucznik del meno 4, poi ci sarà anche un tiro libero supplementare per il lungo ucraino, che potrà dare il meno 3 ai suoi. Dopo l'1 su 2 realizzato in precedenza, segna questa volta e porta a 2 su 3 la sua percentuale ai liberi questa sera. Ozzano è a meno 3 e parziale aperto di 6 a 0 per i biancorossi, padroni di casa, che si schierano a zona in questa azione difensiva. Anzi, non è così, ora Ozzano ripassa a uomo. Paleari cercato in area, lo scarico per Negri da 3 punti, non va, tocca Klucznik che indirizza nelle mani di Galassi, che attacca dall'altra parte Santo Lamazza. Non c'è contatto, anzi sì, c'è la chiamata di fallo di sfondamento per Galassi sulla posizione difensiva di Santo Lamazza. Qualche protesta da parte del pubblico padrone di casa e della panchina ozzanese. Coach Federico Grandi, lo vediamo dire qualcosa all'arbitro. Adesso l'arbitro che si avvicina a redarguirlo. Primo richiamo ufficiale per il coach padrone di casa. Hai arbitrato di merda con Cesena, non devi capire altro, idiota. Tutto la matta difeso da Morara, che perde per un attimo l'equilibrio, poi si va ad accoppiare in difesa con Toffoli. Negri attacca in uno contro uno, spalle a canestro Ranocchi, che difende molto bene su di lui, costringendolo a un tiro molto forzato. Intanto c'è una fischiata a rimbalzo, la spinta di Dmitry Klucznik, il secondo personale per lui, del terzo fallo di squadra per Ozzano in questo secondo periodo. Negri attacca con grande energia, ma va a sbagliare l'appoggio al vetro. Ozzano vuole correre di là, Folli trova lo scarico in angolo per Ranocchi, una brutta palla che va a terminare in tribuna. Un coach Federico Grandi che ha qualcosa da dire a Folli, che avrebbe a suo avviso dovuto servire Galassi piuttosto che Ranocchi. Intanto c'è il fallo di Galassi, il quarto fallo nel periodo per Ozzano, che è già raggiunto il bonus. Rimessa quindi per Milano. Negri difeso da Ranocchi, lo attacca e va a prendere un tiro in sottomano da distanza ravvicinata che non va, rimbalzo di
Klucnik, apertura per Galassi, la palla si muove nell'attacco sdanese, palleggio, arresto e tiro di Folli dal gomito molto corto, rimbalzo controllato da Santolamata. Ozzano purtroppo imprecisa al tiro questa sera fin qua, mentre Milano si prepara a far rientrare sul parquet di Antonio quando Simoncelli si prende il palleggio, arresto e tiro dalla grande distanza che non va. C'è la lotta a rimbalzo tra Folli e Paleari, e così la palla contesa. Freccia dice New Flying Balls, che quindi avrà la rimessa con Ranocchi. 7-12 ancora da giocare in questa seconda frazione. Ozzano ha tre lunghezze da recuperare. Uscita di Galassi, mette palla per terra con la mano sinistra, trova Klucnik in posto difeso da Paleari, si prende un palleggio, arresto e tiro in allontanamento dai 3 metri. Dimitri Klucnik trovando il meno uno per i suoi, parziale aperto di 8-0 per Ozzano. Si è arenato l'attacco milanese in queste ultime occasioni, ferma a 20 Milano in questi primi 3 minuti del secondo periodo. Ozzano invece che sta cercando di rientrare in partita, quindi con questo 9-0 in apertura di secondo periodo, ottima l'uscita dalla mini pausa della formazione padrone di casa, che ha rimesso totalmente in carreggiata questa partita che a causa dello sbandamento di fine primo periodo rischiava di prendere una brutta piega già ancora molto presto. Marco, riassunto perfetto, Ozzano è uscita dal primo mini break con la grinta giusta, trovando 8 punti importantissimi. Peccato i falli, alcuni forse un po' forzati dall'arbitro, alcuni c'erano, però Ozzano è già in bonus e 7 minuti, ora Ozzano dovrà continuare a difendere, però consapevole che è in bonus, quindi deve stare attenta. Milano ha sbagliato molto al tiro, soprattutto col numero 30 Andrea Negri, massima comunque attenzione, perché abbiamo visto che Milano, soprattutto se entra in trans agonistica, può far male con qualsiasi giocatore da qualsiasi parte del campo. Riprende adesso il gioco, a te. Sì, anche sicuramente Scanzi seduto in panchina ha dato una mano alla formazione ozzanese. Scanzi che è stato autore di 16 punti su 20 realizzati dalla formazione milanese. Difesa ancora allungata per Ozzano che però non riesce a recuperare palla, e Antonio cerca e trova Paleari che pesca Toffali che ha spazio sul perimetro, il suo tiro gira sul ferro ed esce, rimbalzo di Morara, apertura per Folli, aspetta che Galassi superi la metà campo, chiama lo schema a corna, Matteo Galassi, slalom gigante di Matteo Galassi che va a realizzare in sottomano un bellissimo canestro, il quinto punto della sua serata, e rimette il naso avanti Ozzano col parziale che si allunga a 10-0 più 1 New Flying Balls. Adesso sono in difesa con Ranocchi su Toffali, buonissima la difesa di Klucnik che anticipa Paleari, non riesce però a recuperare palla Ozzano, Paleari si prende un tiro forzato sullo scadere dei 24 che non va, fase adesso sicuramente favorevole ai New Flying Balls. Galassi mette palla per terra, l'assist con il passaggio dietro schiena per Morara che però non è perfetto, c'è quindi la palla persa per la Sinermati, arriva il fallo tecnico a coach Federico Grandi, che aveva già preso il richiamo qualche azione fa. Chiaro che gli arbitri dopo il richiamo alla prima parola non lasciano più passare niente, ci sarà quindi un tiro libero per la formazione milanese più la rimessa. Intanto c'è il ritorno sul parquet di Scanzi, Simoncelli realizza il tiro libero con le proteste del tifo ozzanese. 21 pari adesso sul cronometro, la rimessa per Simoncelli con Ozzano già in bonus. Toffali va da Simoncelli, difeso da Galassi, cercano Paleari ma Galassi è molto bravo a toccare, la palla però arriva nelle mani di Eli Antonio che si prende un tiro in allontanamento dal post basso che va a realizzare riportando il suo in vantaggio più 2 Urania Milano.
Quando c'è una chiamata, fallo di Davide Toffali, è il secondo fallo per Milano in questo secondo periodo, è il primo fallo personale per Davide Toffali. 5:33 ancora da giocare in questa seconda frazione di gioco. Zano deve recuperare due punti, trova in zona d'attacco la palla che si muove, arriva Morara molto lontano da canestro, l'uscita di Galassi inseguito da Simoncelli, palleggio, arresto e tiro di Galassi che va! Ancora Galassi! Ottavo punto della sua serata, seconda tripla della sua serata. Questo di Galassi sicuramente molto prezioso in queste prime partite con la maglia Sinermatic. Sinermatic adesso va a recuperare questo pallone sulla riga pestata da Eliantonio, Giacomo Eliantonio. E quindi Ozdano con un punto di vantaggio può avviare una nuova azione offensiva. La palla è nelle mani di Galassi, davvero caldo anche questa sera il numero 13 ozdanese. Morara attacca Eliantonio, serie di finte, giri di perno, poi una palla consegnata in tribuna da parte di Morara. Poca lucidità in questa situazione per il numero 9 ozdanese. Quando lascia il parquet Davide Toffali, rientra Andrea Negri. Simoncelli, difeso da Galassi, continua a tenere il palleggio vivo, ecco il blocco in suo favore di Paleari. Simoncelli va sul perimetro da Scalzi che trova ancora Paleari che è molto bravo ad aggirare Dimitri Kliucnik, superandolo, trovando lo spazio lungo la linea di fondo, andando a realizzare il nuovo più uno Milano con un terzo tempo rovesciato con la mano destra appoggiato al vetro. Tardo, c'è un fallo fischiato ad Andrea Negri sul palleggio, arresto e tiro di Andrea, scusate, di Alessandro Ranocchi, che così andrà in lunetta per due tiri liberi. Ranocchi ancora fermo a quota 0 punti in questa partita, potrà sbloccare il proprio tabellino personale mentre c'è il ritorno sul parquet di Gigi Dordei. Gli ha lasciato il campo un applaudito Dimitri Kliucnik, autore fin qua di 6 punti. Tanto sbaglia il primo tiro libero Alessandro Ranocchi, lui che in stagione tira con il 67% dalla linea del tiro libero. Diamo lavoro ora col secondo per provare a riportare in parità la sfida. È così, 1 su 2 per Ranocchi e perfetta parità, quota 25 con 4:22 ancora da giocare in questa seconda frazione di gioco. Simoncelli supera la metà campo appena in tempo utile. C'è una difesa a uomo in questa situazione per Ozdano. Simoncelli attacca con la mano sinistra a Morara che è molto bravo a stare con lui, poi si lotta a rimbalzo e c'è un fallo fischiato probabilmente a Gigi Dordei. Sì, è così, fallo di Dordei. Ci saranno due tiri liberi per la Super Flavor Milano. Potrà andare così in lunetta Giacomo Eliantonio. Eliantonio che tira con un piuttosto scadente 56% in stagione dalla linea dei 5:25. Segna il primo. Due su due per lui. Di nuovo più due Milano. Galassi, ecco l'uscita di Ranocchi che poi va da folli, cerca e trova l'uscita di Galassi che ha vantaggio, trova lo scarico in angolo per Ranocchi che è un tiratore e risponde presente, quarto punto della sua partita, nuovo più uno Sinermatic 28-27, consegnato di Paleari per Scanzi, tiene il palleggio vivo difeso da
folli, poi trova Simoncelli che pesca Paleari che viene stoppato da Dordei, ma la palla resta nelle mani del numero 11 milanese, che poi va a realizzare appoggiando al vetro il nuovo più uno Super Flavor. Attenzione, fischiata sotto canestro, il fallo in attacco di probabilmente di Gigi Dordei. C'è qualche dubbio sulla chiamata arbitrale. Cerchiamo di capire che cosa è stato fischiato, anche le due panchine se lo stanno chiedendo. Undici ancora da giocare in questo secondo quarto, con Milano in vantaggio di un punto, 29-28. La chiamata dell'arbitro è stata decisamente per un fallo in attacco, almeno la gestualità è stata questa, però non abbiamo capito per quanto riguarda l'autore del fallo a chi si riferisse l'arbitro. I suoi due arbitri che stanno parlando tra loro. Attenzione, adesso ci arriva la comunicazione da parte dello speaker Gabriele Torreggiani. È stata sbagliata la mimica quindi dell'arbitro, che non voleva sanzionare il fallo in attacco di Dordei, ma fallo in difesa da parte di Giacomo Eliantonio, che va così ad accomodarsi in panchina. Gli subentra Santo Lamazza. Abbassa quindi il quintetto coach Davide Villa, rimessa quindi in zona d'attacco ancora per i New Flying Balls. Folli, Dordei in post ma molto lontano da canestro, finta il tiro, invece è un passaggio per Marco Morara, che si fa spazio per poter realizzare i primi due punti della sua serata e ridà il nuovo vantaggio ai New Flying Balls, più uno, 30-29. Uscita di Scanzi che riceve, trova Paleari molto cercato dai propri compagni, cerca lo scarico per Santo Lamazza. Tocca Morara che lascia solo la rimessa in zona d'attacco per l'Urania di Milano, 7 secondi per andare al tiro, si incarica della rimessa Santo Lamazza. Uscita di Simoncelli, non riesce a ricevere, riceve Paleari che in linea del tiro libero, finta il tiro, poi attacca uno contro uno Dordei e lo batte andando ad appoggiare al vetro il nuovo più uno Milano in questa fase. Tanti sorpassi e controsorpassi, un momento di grande equilibrio in questa fase del match, con Marco Morara che infatti va a ridare il nuovo vantaggio Cinematic, nuovo più uno, come detto tanti sorpassi e controsorpassi, scorribanda in mezzo all'area di Marco Morara che va a depositare il quarto punto della sua partita appoggiando al vetro con un sottomano mancino. Simoncelli difeso da Galassi, manda via Negri per prendersi il palleggio, arresto e tiro da tre punti che però non trova il fondo della retina, trova solo il ferro, il rimbalzo di Matteo Folli che va da Gigi Dordei. La palla che si muove nell'attacco Cinematic, trova Folli, punta, l'assist di Galassi. Matteo Folli con un metro di spazio dalla punta non perdona, lui che è il miglior tiratore tra le file ozzanesi, realizza il più 4 per i New Flying Balls, 35-31. Matteo Folli si è preso il primo tiro da tre punti della sua partita, lui che tira con il 45% da tre punti, signor tiratore Matteo Folli. Quando il tifo organizzato al Palatigrafica Reggiani chiama il sostegno, il calore di tutto il pubblico ozzanese, Marco, 1-40 al termine di questo secondo periodo, più 4 Ozzano che ha risposto benissimo alla fase di difficoltà rimettendo il naso avanti, adesso conduce questa partita, complice anche il fatto che Scanzi non sta più realizzando come a inizio partita. Sì, diciamo che Scanzi si è finalmente calmato. Comunque no, ottimo quarto da parte di Ozzano, manca ancora 1:40, quindi lunghissima. E, niente, Milano si è aggrappata molto alla propria fisicità, Paleari e Leantonio sono gli unici che sono andati a bersaglio in questo quarto, che sono fra i giocatori più fisici di Milano, quindi nulla assolutamente da dire
per come sta giocando sotto canestro a Milano. Da fuori ha sbagliato un pochino di più. È stata brava Zano a catturare gli imbalzi ed a sfruttare al meglio in attacco, cosa che non aveva fatto nel primo quarto. Sì, dal punto di vista offensivo, secondo periodo esaltante per la Cinematic, in 8 minuti e 20 secondi già 24 punti messi a referto. Simoncelli supera la metà campo sulla pressione ancora una volta allungata da parte di Ozzano. Scanzi prova ancora una volta Paleari e a un passo dal canestro va a subire il fallo di Gigi Dordei. Ci sarà quindi un viaggio in lunetta per Paleari, Andrea Paleari, lui che tira con il 67% in stagione dalla linea del tiro libero. Segna il primo, palla che va sul primo ferro, poi entra. Siamo allora con il secondo tentativo. Due su due. Due su due per lui. Meno due Milano. 35-33 in favore della Cinematic con Mario Chiusolo rientrato sul parquet. E guida un nuovo attacco per Ozzano. Folli per attaccare Santolamazza. Arriva in post medio. Sbaglia canestro. Poi trova lo scarico per Mastrangelo che va da Chiusolo, che cercando Dordei però viene anticipato il giocatore con il numero 21, Dordei, e quindi palla persa per Ozzano. Milano che va già dall'altra parte con Scanzi che attacca Chiuso, che però è gravato di due falli, deve stare attento. Si muove molto bene la palla nell'attacco milanese, pescato Scanzi che ha spazio da tre punti dall'angolo. Non bastano, un po' sporcando le percentuali di un irreale Andrea Scanzi nel primo periodo. E allora Ozzano, 6 secondi al termine del secondo periodo, Chiusolo 9 secondi per andare al tiro per la Cinematic. Dordei in post medio difeso da Scanzi, finta di andare sul centro, poi si prende il giro e tiro sul fondo, non va a Paleari, tocca ma non controlla ribalto. Ci sarà quindi la rimessa in fase d'attacco per la Cinematic, avrà 14 secondi per andare al tiro, ce ne sono 23 invece sul cronometro del secondo periodo. Time out chiesto da coach Federico Grandi per disegnare l'attacco migliore possibile per chiudere questo secondo periodo. Poi ci sarà una situazione d'attacco in favore di Milano molto probabilmente negli ultimi secondi di questo secondo periodo, che ha visto, come avevamo detto, Ozzano sicuramente protagonista e che ha rimesso una partita sostanzialmente in equilibrio. Esattamente, come ho detto un minuto fa praticamente nel time out precedente, Ozzano ha disputato un ottimo periodo, Milano appunto si è aggrappata alla fisicità dei propri ragazzi, ultima azione, l'ultimo canestro di stato di Paleari, dalla lunetta però grande azione sua, fortunata Ozzano nell'errore al tiro di Scanzi nell'ultima azione dove Milano poteva balzare addirittura in avanti. Ora c'è tempo per due azioni perché Ozzano avrà solo 14 secondi per trovare la via del canestro e poi ci sarà l'ultimo tiro probabilmente di Milano, staremo a vedere. Ricordiamo, entrambe le squadre sono in bonus, quindi saranno ultimi 23 secondi del quarto interessanti, ecco. Con la rimessa per la Cinematic, però non potrà andare fino in fondo. 10 secondi per andare al tiro adesso. Chiusolo, il blocco per lui di Dordei, il passaggio di Chiusolo per Dordei che viene anticipato in maniera fallosa da Paleari, il secondo fallo personale del lungo milanese. Ci saranno quindi due tiri liberi per Gigi Dordei, 84% in stagione al tiro libero per lui. Segna il primo Gigi Dordei, terzo punto della sua partita, che ha segnato solo dalla linea del tiro libero questa sera.
segna anche il secondo, 4 su 4 ai liberi per lui, lascia il campo insieme a Mario Chiusolo, rientrano sul parquet Morara e Ranocchi al loro posto, 12 secondi e 8 per andare al tiro per Milano che ha 4 punti da recuperare. Simoncelli difeso da Ranocchi, lo attacca con la mano sinistra e va fino in fondo a appoggiare al vetro, con anche il fallo di Alessandro Ranocchi, disastrosa questa entrata in campo di Ranocchi che era stato inserito esclusivamente per questa azione difensiva, ha concesso un canestro facilissimo a Simoncelli che lo ha battuto in maniera troppo agevole e addirittura gli ha concesso anche il tiro libero supplementare commettendo fallo. Ci sono 5 secondi per Ozzano per andare al tiro, adesso Astrangelo attacca con grande energia e va fino in fondo dall'altra parte a realizzare un grande canestro, Nicola Mastrangelo regalando il più 5 alla Sinermatic, qualche problema al tabellone luminoso. Comunque il canestro di Mastrangelo che chiude al meglio per la Sinermatic questo secondo periodo, andando a riparare al gioco da tre punti concesso da Ranocchi in precedenza. Termina così il secondo periodo. New Flame Balls Ozzano 39, Super Flavor Milano 36, più 3 Ozzano all'intervallo più lungo. Ci risentiamo qua dopo questi 15 minuti di pausa per il terzo e quarto periodo.
prossimo. Ben ritrovati qui dal Palarti Grafiche Reggiani di Ozzano dell'Emilia per New Flame Wars Cinematic Ozzano Urania Super Flavor Milano, punteggio sul 39 Ozzano, 36 Milano, dopo due quarti sicuramente belli da vedere con diverse belle giocate. Ozzano che era partita bene, poi un finale di primo quarto che ha visto Milano assoluta protagonista con Scanzi sugli scudi, autore di 16 punti nei primi 10 minuti, la guardia milanese, quindi un primo quarto che si era concluso sul più 9 per Milano. Invece nel secondo periodo Ozzano ha dilagato al tiro realizzando ben 28 punti e chiudendo così il parziale con un 28-16 che vede Ozzano in vantaggio di 3 punti alla pausa lunga. Quindi alla ripresa delle ostilità Ozzano ha questi 3 punti di bottino da poter difendere. Vediamo se la formazione ozzanese sarà brava a resistere al sicuramente il ritorno di Milano, che cercherà di far valere la propria maggiore esperienza e il proprio maggior talento. Vediamo infatti il quintetto milanese, è un quintetto che fa certamente paura. Simoncelli in cabina di regia, posizione di guardia Scanzi come numero 3 Negri, posizioni vicini a canestro. Abbiamo invece Eli Antonio e Piunti, che era da diverso tempo che era seduto in panchina. Per Ozzano invece Chiusolo, Corcelli, Mastrangelo, Dordei e Augusto. È tutto pronto, può ripartire il terzo periodo. La palla nelle mani di Simoncelli, a difendere su di lui c'è Chiusolo, che ha aggravato di due falli che sono arrivati abbastanza presto e ne hanno limitato l'utilizzo da parte di Coach Grandi. Intanto Scanzi attacca, va fino in fondo, cerca uno scarico che però viene letto benissimo da Chiusolo, che recupera palla e dà il via a una nuova opzione ozzanese. Riceve vicino a canestro Gigi Dordei, giro e tiro, ferro più lungo, rimbalzo di Eli Antonio e apertura per Simoncelli, che fa viaggiare la palla per Scanzi, finta il tiro da tre punti, trova Piunti in posizione di posto, scarico per Simoncelli, Eli Antonio va da Scanzi, c'è Dordei su di lui, allora il mismatch per Eli Antonio, difeso da Corcelli che tiene le braccia alte, arriva il raddoppio di Augusto che lascia tutto solo Piunti, che può appoggiare tutto solo al vetro il meno uno. Inspiegabile la scelta di Augusto di andare a raddoppiare in questa circostanza, non ce n'era bisogno, Corcelli era perfettamente con lui, infatti ha detto qualcosa al compagno. Su Corcelli ha spazio da tre punti sull'assist di Mastrangelo, ma la tripla vede solo il ferro. Corcelli ancora fermo a quota zero punti, sicuramente ci sarà bisogno dei suoi punti, delle sue triple, anche comunque delle sue, i suoi sprazzi anche in fase d'attacco, perché senza i suoi punti Ozzano potrebbe fare davvero molta fatica a portare a casa questa partita. Intanto c'è la tripla di Andrea Scanzi che torna a segnare mettendo a referto il proprio 19° punto con una tripla dalla punta un po' fortunosa con l'ausilio del vetro. È così più 2 per Milano, che ha iniziato con un 5-0 di parziale in proprio favore. Questa terza frazione Corcelli si prende il palleggio, arresto e tiro da tre punti con il tabellone e il ferro, tiro che non va, 0 su 3 punti in avvio di terzo periodo per il numero 12 Cinematic, che qui va a far ricevere Scanzi e realizza il canestro subendo il fallo di Gigi Dordei. Ci sarà così un viaggio in lunetta per un solo tiro libero per Scanzi. Comunque avvio drammatico di terzo periodo per la Cinematic, che in due minuti subisce un 7-0 di parziale, ha già commesso un fallo e ci sarà un tiro libero supplementare per Scanzi, che si è riacceso con 5 punti, potrebbero essere 6 con il tiro libero, e soprattutto Nunzio Corcelli che non riesce a entrare in partita, fermo ancora a quota 0 punti e era partito in quintetto in avvio di partita. Coach Grandi ha scelto di dargli fiducia nuovamente in questo avvio di terzo periodo, però due triple sbagliate in attacco, qualche canestro di troppo concesso dietro a Scanzi e insomma tant'è, un più 4 per Milano, che ha costretto immediatamente coach Federico Grandi a correre ai ripari chiamando il time out. Sì, diciamo inizio peggiore non poteva venire per Ozzano, parziale di 7-0 con possibilità di diventare 8-0 col libero aggiuntivo. Terzo fallo di Dordei,
E Corcelli che non si sblocca da tre punti, sappiamo che i punti di Corcelli sono fondamentali per Ozzano, quindi ha bisogno del talento e dei punti del numero 12 della Sinermatic. Squadra in campo, Scanzi con libero aggiuntivo. Scanzi che è già autore di 21 punti, può arrotondare a 22 con il tiro libero. Qui che tira benissimo dalla linea del tiro libero di stagione, sbaglia in questa circostanza, resta a più 4 Milano. Chiusolo, nuova azione offensiva per la Sinermatic, non riesce a ricevere Corcelli, difeso molto bene da Scanzi. Palla va da Dordè che è difeso da Piunti, spalle a canestro ma molto lontano da canestro, finta di girarsi sul fondo, invece attacca al centro, trova lo scarico per Augusto dall'angolo, la tripla del capitano, meno uno per la Sinermatic con la tripla di Augusto che punisce la difesa milanese che si era chiusa a evitare il canestro di Dordei. Intanto è bravissima Milano con l'assist di Eli Antonio e il canestro di Piunti che appoggia il vetro, più 3 Urania. Palla che si muove nell'attacco zanese, Mastrangelo attacca Negri e lo costringe a commettere il fallo. È il primo fallo di Milano in questa terza frazione. Ma ed è il secondo fallo personale per Negri. Sarà la rimessa in fase d'attacco per la Sinermatic. Se ne incarica Mario Chiusolo. Riceve Mastrangelo. Dordei, Augusto, l'uscita di Chiusolo. Chiusolo Simoncelli, blocco di Dordei. Chiusolo prende un vantaggio, c'è il fallo su di lui di Simoncelli. Secondo di squadra per Milano. Il primo fallo personale del playmaker classe 1986 con diverse esperienze in A2 anche per lui, a Tortona, a Piacenza, a Brindisi, a Casal Pusterlengo, più esperienza a Omegna in B. Bruttissima rimessa di Chiusolo. Intercetta Piunti che guida il contropiede a spazio da tre, lo stesso Simoncelli che però non punisce la Sinermatic. Poteva andare molto peggio vista la scellerata palla persa sulla rimessa da parte di Mario Chiusolo. Tre punti da recuperare per Ozzano con la palla nelle mani di Chiusolo che perde il secondo pallone consecutivo, palla che gli viene letteralmente scippata dalle mani da Simoncelli che guida il contropiede. Serve l'assist per Scanzi che scrive 23 sul proprio tabellino e più 5 Urania. Anche Mario Chiusolo sta mancando in questa serata per la Sinermatic. Quando c'è il fallo di Negri sulla penetrazione di Mastrangelo, è il terzo fallo di Negri. Mario Chiusolo anche lui fermo a quota 0 punti, certamente con Chiusolo e Corcelli fermi a 0. Rosano sarà difficilissimo portare a casa questa partita, in più aggiungiamo anche un Dordei fermo a 4 punti. Tutti realizzati a gioco fermo dalla linea del tiro libero. Messa in fase d'attacco per Ozzano, Mario Chiusolo ha la palla tra le mani, non riesce a ricevere nessuno, c'è il passaggio d'emergenza a metà campo per Augusto, consegna nelle mani di Mastrangelo, difeso da Santolamasta, il blocco in favore di Mastrangelo è di Dordei. Prende il palleggio, arresto e tiro dal gomito sulla difesa di Giorgio Piunti, trova il primo canestro dal campo della sua partita, sesto punto personale per Gigi Dordei, nuovo meno 3 Sinermatic. Simoncelli difeso da Dordei che con le proprie lunghe leve cerca di oscurargli la visuale, c'è un mismatch, Mario Chiusolo che si trovava in difesa su Giorgio Piunti, costretto a fermarlo col fallo. È il terzo fallo per Mario Chiusolo, costretto a lasciare il campo a Matteo Galassi. Partita di Mario Chiusolo purtroppo rovinata dal problemi di falli. Piunti finta il tiro da tre punti, Simoncelli lo spazio ce l'ha, finta anche lui, trova Santolamasta sul perimetro che vada
Piunti lo scarico, pescando in angolo Simoncelli, gattando troppo spazio per non punire, infatti punisce, tripla di Simoncelli, più 6 Urania Milano, che prova a scappare via in questa terza frazione. Galassi trova lo scarico per Dordè, che arma la propria mano a tre punti, palla che balla sul ferro un paio di volte prima di decidere di uscire. Rimbalzo di Eli Antonio, che consegna nelle mani di Santolamasta sul pressing di Mastrangelo, riesce a servire Simoncelli, va da Piunti che poi trova Scanzi difeso da Dorcelli, arriva il raddoppio di Dordei, c'è una chiamata arbitrale, fallo di Nunzio Corcelli, secondo fallo personale per la guardia bosanese. Terzo di squadra per la Sinermatic, così come Milano. Corcelli bravo a toccare la palla sulla rimessa, ma nelle mani di Dordei, che poi da Augusto, che realizza un bel canestro in contropiede, ridà il meno 4 a Ozzano. Importante qua la palla recuperata da Corcelli, che ha dato il via a questo contropiede e ha permesso a Ozzano di realizzare due punti facili quando si prende un tiro dall'angolo dove aveva sbagliato nell'azione precedente Simoncelli. Sbaglia anche in questa circostanza il numero 0 milanese. Ozzano quindi con 4 punti da recuperare, può tornare in zona d'attacco. Corcelli che vuole attaccare con la mano destra, ma trova solo il palo, la parte esterna del tabellone, quindi Simoncelli è già dall'altra parte, ma da Scanzi che torna da Simoncelli, a spazio da 3 punti, ma terzo errore consecutivo, tutti e tre con tanto spazio per Simoncelli, che grazie ancora una volta alla difesa ozzanese. Giusto difeso da Eli Antonio, giro e tiro cercando la conclusione appoggiata al vetro, che però non trova il fondo della retina. Si prepara a rientrare sul parquet Dimitri Klusic, forse proprio al posto del capitano Giovanni Augusto. Tocca a Galassi, ma la palla sarà per Milano, invece no, non esce Augusto, esce Gigi Dordei, subentra Dimitri Klucic, c'è anche un cambio per Milano, esce Eli Antonio, rientra sul parquet Andrea Paleari. Riceve Santolamasta, difeso da Corcelli, sfrutta il blocco di Paleari e si prende il tiro dalla grande distanza, che punisce la difesa ozzanese. Tripla di Santolamasta, più 7 Milano. Ozzano nuovamente in attacco, ma polveri piuttosto bagnate al tiro per la formazione ozzanese, qualche difficoltà proprio di troppo in attacco anche nella scelta delle soluzioni. Klucznik va da Augusto, che ha spazio da 3 punti dall'angolo, ma non va, si lotta a rimbalzo, c'è il fallo fischiato a Santolamasta. Il secondo fallo di Santolamasta, ci sarà così la rimessa in zona d'attacco per Ozzano con coach Federico Grandi, che chiama lo schema sulla rimessa. Riceve Klucznik, ha spazio da 3 e va a punire la difesa milanese, ringraziando la panchina per la chiamata in proprio favore, che gli ha permesso di realizzare la prima tripla della sua serata e ridare il meno 4 ai suoi. Santolamasta si prende il tiro in faccia a Mastrangelo, sbaglia il rimbalzo offensivo di Piunti, che però viene stoppato da Klucznik, la palla vagante viene catturata da Paleari, che non perdona, realizzando in con la mano destra un tiro morbido che si infila nel fondo del canestro, ridando il più 6 a Ozzano. Tanto Mastrangelo attacca con grande perf il cuore dell'area milanese, andando a subire il fallo di Giorgio Piunti, il terzo fallo per lui, non una buona notizia per coach Davide Villa. Cambio intanto per Ozzano, esce Nunzio Corcelli, rientra al suo posto Matteo Folli, esce un Nunzio Corcelli decisamente
scontento della propria prestazione, che lo vede ancora fermo a quota 0 punti. Astrangelo realizza il primo tiro libero, sesto punto della sua partita. Segna anche il secondo, doppietta per lui questa sera. Meno 4 per Ozzano, che continua a rimanere vicina a Milano, ma in questo terzo periodo non riesce a avvicinarsi ancora di più e a rimettere il naso avanti quando c'è il fallo fischiato a Giovanni Augusto su Giorgio Piunti. Intanto la Masta scambia con Simoncelli. Blocco di Paleari, Simoncelli si arresta, trova Piunti sul perimetro. Ora sento la Masta che si prende il tiro da tre punti, che punisce ancora una volta la difesa Sinarmati. Seconda bomba consecutiva per Riccardo Santolamasta, l'ex giocatore di Sant'Antimo. Augusto finta il tiro da tre punti, va da Folli, scarica per Galassi, mette palla per terra a sinistra, palleggio, arresto e tiro che non va, c'è il rimbalzo offensivo di Dimitri Kliucnik, viene fermato in maniera fallosa da Giorgio Piunti. Quarto fallo per Giorgio Piunti, pessima notizia per coach Davide Villa. Esce Giorgio Piunti, rientra sul parquet Eli Antonio. Per Ozzano invece esce il capitano Giovanni Augusto, rientra sul parquet Marco Morara. Sette i punti di vantaggio per la formazione milanese, con Dimitri Kliucnik che può andare in lunetta con due tiri liberi. Segna il primo Kliucnik. Due su due per Kliucnik, precisa Ozzano dalla linea del tiro libero in questa terza frazione. Nuovo meno 5 per Ozzano. Con la Masta difeso da Folli, lo attacca e lo costringe a commettere fallo. Ozzano è già in bonus, ci saranno quindi due tiri liberi per Santo Lamasta. Santo Lamasta che tira in stagione con il 90% al tiro libero. Segna il primo. Due su due per lui. E nuovo più 7 Urania. 53-60 con 1.35 ancora da giocare in questa terza frazione. Galassi scorribanda in area, scarico in angolo per Folli che va da Morara, palleggio, arresto e tiro solo primo ferro, si tocca a rimbalzo, la palla viene però assegnata alla Sinermatic nella rimessa offensiva. Ingenuità qui di Milano con Paleari che ha lasciato sfilare un pallone che poteva benissimo controllare pensando fosse per la propria squadra la rimessa, invece l'arbitro non era dello stesso avviso, così palla per Ozzano con Mastrangelo che va da Kliucnik, trova sul perimetro Morara che mette palla per terra e attacca Paleari costringendolo a subire commettere fallo. Milano è in bonus, ci saranno quindi due tiri liberi per Marco Morara con 1 minuto e 13 per andare al tiro in questo 1 minuto e 13 per concludere questo terzo periodo. Segna Morara, primo tiro libero. Due su due per Marco Morara, meno 5 Ozzano, difesa allungata adesso ordinata da coach Federico Grandi. Mastrangelo mette pressione su Simoncelli che però supera la metà campo in maniera piuttosto agevole, arriva il blocco di Paleari.
Concelli gioca bene a due proprio con lo stesso Paleari, che si protegge con il corpo e appoggia al vetro nonostante la difesa di Dmitry Kliucnik, e ridà il più 7 ai suoi. Strangelo molto lontano da canestro a sfruttare il blocco di Kliucnik, la palla sul perimetro per Folli che attacca Scanti, trova poi lo scarico per Galassi, solo il tabellone, solo il palo per Galassi, e Milano è già dall'altra parte, non può andare fino in fondo, 4 i secondi di discrepanza tra il cronometro generale e quello dei 24 secondi. Quindi Simoncelli con la palla nelle mani, 7 secondi per andare al tiro per Milano. Smets può attaccare, Kliucnik lo attacca, trova lo scarico vicino a canestro per Paleari che appoggia al vetro il più 9, Urania Morara dall'altra parte si prende un tiro da 3 sulla sirena del terzo periodo, tiro da 3 che non va, finisce così il terzo quarto totalmente a favore di Milano che chiude sul più 9, 64-55, quindi un terzo periodo vinto di 12 punti dalla formazione milanese. Un terzo periodo dove Ozzano ha segnato solo 16 punti, concedendone la bellezza di 28. Lo stesso parziale del secondo periodo, 28-16. Secondo periodo che però era stato vinto 28-16 da Ozzano, che invece in questo terzo periodo ha perso 28-16. Ozzano che quindi si appresta a entrare in questa ultima e decisiva frazione con 9 lunghezze da recuperare, 9 lunghezze che sono sicuramente un gap colmabile da parte della Cinematic, ma c'è bisogno dei propri uomini principali, sicuramente c'è bisogno di Mario Chiusolo che è ancora fermo a quota 0 punti, limitato anche dai falli, ne ha 3 a proprio carico. C'è bisogno anche di Nunzio Corcelli, lui che anche lui è fermo a quota 0 punti, ha 2 falli a proprio carico, ha un 0 su 4 dal campo. C'è bisogno anche di più da parte di Gigi Dordei, che ha realizzato 6 punti con solo un canestro dal campo. Insomma, per Ozzano sembra proprio mancare qualcosa da parte dei propri uomini più importanti, Corcelli, Dordei e Chiusolo. Sì, hai riassunto tutto tu. Milano ha alzato il ritmo, Ozzano al momento non, in questo quarto non è stato all'altezza, soprattutto sotto canestro. La fisicità di Paleari si è fatta sentire, Santo Lamazza ha bombardato da fuori, 2 triple. Nulla, non si può dire nulla, Milano non ha sbagliato quasi nulla in questo quarto. Ozzano qualcosina, ma si è vista la differenza della forza delle due squadre in questo quarto. La partita è comunque ancora lunga, speriamo che Ozzano possa reagire e provare a portare punto a punto per un finale thriller. Questo è il nostro auspicio per vedere una bella partita fino in fondo. Sì, certamente, e in questa direzione potrebbe andare il quarto fallo di Giorgio Piunti, con Milano costretto a giocare con Eli Antonio e Paleari anche lui gravato di falli, ne ha 3. Intanto Alessandro Ranocchi si prende il palleggio, arresto e tiro da 3 punti che non va, c'è il tap-in di Morara che però non va, rimbalzo catturato in difesa da Milano che può andare già dall'altra parte con Scanti. Santo Lamazza in punta ancora per Scanti, c'è una lotta sotto canestro tra Paleari e Ranocchi. C'è il fallo di Alessandro Ranocchi che chiaramente, trovandosi con un accoppiamento decisamente a proprio sfavore, è stato costretto a fermare il gioco con un fallo ancora prima di consentire la ricezione di Paleari. Santo Lamazza, passaggio sopra la testa per Negri che dà 3 punti, non perdona e dà il massimo vantaggio a Milano, più 12 per l'Urania in questo avvio di quarto periodo. Ranocchi ribalta il lato andando da Folli, gli tocca la palla a Santo Lamazza ma riesce comunque a mantenere il controllo. Folli trova Kliucnik, il taglio di Ranocchi non servito, Kliucnik vuole giocarsela uno contro uno con Paleari, sbracciano i due, il fallo viene fischiato a Kliucnik in attacco.
Milano con 9 minuti ancora da giocare può guidare un'altra azione offensiva. Negri attacca Morara, va fino in fondo ad appoggiare al vetro il nuovo massimo vantaggio Milano, più 4, tentativo di allungo decisivo in questa circostanza per l'Urania e partita che si complica non poco adesso per Ozdano. Folli cerca una conclusione molto difficile cadendo a terra che non va, e quindi Ozdano può tornare in difesa. 8:27 da giocare. Antolamatta trova ancora Negri che prende la linea di fondo, cerca il tentativo di canestro in rovesciata che non va. C'è il rimasto di Kljucnik, una nuova azione ozdanese, ma Kljucnik e Galassi non si capiscono. Brutta palla persa ancora per la Sinermatic, una Sinermatic che anche in questo avvio di ultimo periodo non riesce a entrare in partita, non riesce a trovare il bandolo della matassa. Milano sicuramente sta facendo valere la propria maggior qualità, però Ozdano tira, sta tirando male dal campo e anche in difesa adesso sta concedendo qualcosa di troppo alle bocche di fuoco milanese. Sta subendo tantissimo le giocate di Scanzi, come detto con 23 punti, ma anche il capitano Andrea Paleari sta facendo piuttosto male. Paleari con 14 punti già a referto. È il momento davvero più duro della partita questo per Ozdano, con Milano che è scappata fino al più 14. La partita è ancora lunga e si può rimettere in piedi. Marco, secondo te di cosa c'è bisogno in questo momento per Ozdano per provare a riavvicinarsi a Milano e a giocarsi poi un finale punto a punto? Innanzitutto la squadra deve rimanere compatta, più che altro al momento negli ultimi possessi la palla non è circolata bene come prima, molte palle sporcate. Milano è riuscito ad anticipare molti palloni e poi con contropiede e poi lanci lunghi sotto canestro agli uomini in nero hanno fatto male. Anche questi primi due minuti hanno confermato come stava finendo il terzo quarto. Insomma, a te. Tanto Federico Grandi gioca la carta a Mario Chiusolo, gli ha lasciato il campo Alessandro Ranocchi. Negri trova lo scarico per Scanzi che non perdona, trovando un'altra tripla. Andrea Scanzi, 26esimo punto della sua serata, massimo vantaggio per Milano che scappa fino al più 17. Kljucnik attacca Paleari costringendolo a commettere fallo. Si tratta del quarto fallo per Paleari, questo certamente può essere una buona notizia per Ozdano, visto che c'è anche Giorgio Piunti già gravato di 4 falli, quindi problemi di falli sotto canestro per l'Urania di Milano. Serie di palleggi per Chiusolo che poi ribalta il lato trovando Folli che va a realizzare un bellissimo canestro attaccando la linea di fondo e in orologio rovesciato realizza appoggiando al tabellone, sbloccando quota 55 dal tabellone ozdanese, ridando il meno 15 ai suoi. Negri, la palla sporcata da Chiusolo, riesce comunque a mantenere il controllo di palla. Santolamatta trova nel pitturato di Antonio Giro e tiro per lui che punisce la difesa Sinermatic. Grande canestro di Giacomo Eli Antonio, 74esimo punto per Milano che torna sul più 17. Adesso Ozdano ha assolutamente bisogno di trovare il canestro, invece c'è una palla persa, anzi no, Morara riesce a mantenere il controllo, tira da 3 punti, ferro più lungo, rimbalzo di Paleari che mette la palla nelle mani sapienti del proprio esperto playmaker classe 1983 Riccardo Santolamatta, cercato nel pitturato. Scanzi trova lo scarico per Eli Antonio che viene battezzato dalla difesa Sinermatic e con tanto troppo spazio segna la tripla del più 20 per Milano che scappa via forse in maniera definitiva quando mancano 6 minuti e 15 secondi al termine della partita. Palla persa intanto da Folli, recuperata da Santolamatta, può andare dall'altra parte Scanzi che va a subire il fallo. Viene fischiato a Chiusolo, il quarto fallo per il playmaker ozdanese.
con coach Federico Grandi che ferma il gioco con un time out in un momento, Marco, che vede Ozzano quasi al tappeto, 20 punti da recuperare con 6 minuti di gioco e soprattutto un'inerzia totalmente nelle mani della squadra lombarda. Servirebbe un miracolo, però per avere il miracolo bisogna anche avere le facce giuste per conquistarsi. Al momento Zano sembra avere alzato bandiera bianca, ha combattuto Zano più di 25 minuti, poi quando Milano, come si dice, ha messo la freccia non è più riuscito a starci dietro. Milano non ha più sbagliato un tiro, complice anche forse la difesa di Zano che ha lasciato un po' troppi spazi, però brava Milano che si sta meritando i due punti. Per Ozzano mancano ancora 6 minuti, ma per Ozzano sarebbe la quinta sconfitta consecutiva e non è facile. E non è facile perché nelle ultime 9 se ne è vinta solo una e dagli altri campi fortunatamente ha perso ieri Olginate, però Reggio Emilia ha vinto, quindi oltre a Olginate anche Reggio Emilia è a una sola partita, quindi a 2 punti in classifica da Ozzano. Olginate e Reggio Emilia attualmente sono le prime 2 squadre che parteciperebbero ai play-out. A te. Gioco è ripreso con la palla nelle mani di Milano. Paleari vuole attaccare Kliucnik, cerca e trova il centro dell'area, serie di giri sul perno, prova Negri che attacca il centro e va però a perdere palla sulla buona difesa di Dimitri Kliucnik. Rimessa così per Ozzano che esce nel modo migliore da questo time out, recuperando un pallone, cercando di tenere viva la speranza di riaprire questa partita che al momento la vede in ritardo di 20 punti con meno di 6 minuti da giocare. Attenzione però che c'è il cambio di chiamata da parte dell'arbitro che assegna la rimessa alla formazione milanese. Rimessa così per Milano che ha 6 secondi a disposizione per andare al tiro. Riceve Negri che ha spazio ma sbaglia il tiro dalla media, rimbalzo catturato da Gigi Dordei. Vediamo se adesso Zano riuscirà a trovare una scossa quantomeno d'orgoglio con Galassi. Fallo fischiato su Galassi che aveva realizzato anche il canestro, ma secondo gli arbitri il canestro non era valido. Solo rimessa in zona d'attacco quindi per la Sinermatic. Galassi, cambio di mano frontale, sta con lui Negri, buona la sua difesa, trova Dordei che viene fermato con un fallo, il fallo del numero 0 Simoncelli. Rimessa dunque in zona d'attacco per Ozzano. Incarica Galassi, trova Mastrangelo, fuori da Kliucnik, Dordei, l'uscita di Galassi che ha spazio per armare la propria mano da 3 punti, solo il primo ferro, rimasto difensivo di Paleari. Simoncelli ancora, Paleari, da Santo Lamazza, seguito da Mastrangelo, lo scarico per Negri. Di Antonio, passa Simoncelli, poi va a bloccare per lui, non c'è però un vantaggio, c'è il mismatch con Eli Antonio, difeso da Chiusolo, finta il tiro, pesca invece benissimo il taglio di Paleari, fermato con le cattive dalla difesa ozzanese. Il fallo è di Nicola Mastrangelo che lo manda in lunetta. C'è un cambio per Ozzano, esce Matteo Galassi che dopo una prima apparizione in campo davvero positiva con 8 punti, in questa seconda apparizione è stato piuttosto anonimo, anche il tiro da 3 punti non ha sortito gli effetti sperati. Rientra così sul parquet Nunzio Corcelli. Paleari intanto segna il primo tiro libero, arrivando a quota 18 punti. Segna anche al secondo, 19 per lui, lui che ne realizza 11 in stagione. Vero importante la sua prestazione questa sera. Mastrangelo prova a Chiusolo,
finta il passaggio dietro la schiena, non va invece fino in fondo ad appoggiare al vetro, ma non va, c'è il tap-in vincente di Gigi Dordei. Dall'altra parte però è velocissima Milano a realizzare in contropiede con Simoncelli che pesca Eli Antonio che appoggia al vetro il nuovo più 22 milanese. Strangelo Porcelli, palla persa sulla difesa di Negri, adesso per Rosdano davvero è vicinissima la bandiera bianca con 22 punti da recuperare in poco più di 4 minuti a disposizione. Ci vorrebbe davvero qualcosa di più di un miracolo visto anche qual è l'inerzia della partita. Intanto c'è una palla persa di Santo Lamazza con un tentato assist no look dietro schiena. Intanto cambio per la panchina milanese, esce Negri, rientra sul parquet Davide Toffali, poco impiegato da coach Davide Villa. Messa di Corcelli per Mastrangelo. E va dall'altra parte, vuole attaccare Santo Lamazza, è così, trova lo scarico per Corcelli. Ma la palla batte sulla linea laterale, sulla linea di fondo. Altra palla persa dunque per Rosdano. Quando esce Dimitri Kliucnik, rientra sul parquet Giovanni Augusto. Milano che adesso è in totale controllo e lascia scorrere il tempo cercando di mangiare più secondi possibili ad Rosdano, anche se Rosdano sembra davvero lontana dal poter abbozzare una rimonta. Quando c'è anche un fallo di Chiusolo, è il suo quinto fallo, esce Mario Chiusolo, autore di una partita sicuramente limitata dai problemi di falli, ma sicuramente al di sotto di quello che è abituato a dare e a quello che tutta la società e lo staff Cinematic si aspetta da un grande giocatore come lui. Rientra al suo posto Alessandro Ranocchi. Intanto problemi fisici per Nicola Mastrangelo, soccorso dallo staff medico ozzanese. È rientrato al suo posto Matteo Folli, segna un solo tiro libero Milano. Intanto c'è il fallo in attacco di Ranocchi, un Alessandro Ranocchi che va qui a commettere il proprio quarto fallo, un Alessandro Ranocchi sicuramente anche lui poco positivo questa sera, davvero poche le note positive per la formazione della Cinematic. Forse un Giovanni Augusto che è riuscito a realizzare due tiri dalla grande distanza con 10 punti messi a referto, qualcosa anche da Galassi, soprattutto come detto in precedenza nella prima apparizione in campo per lui. Il gioco è fermo per le operazioni di asciugatura parquet con Rosdano che ha 23 punti da recuperare in 3 minuti e 31. Si aspetta un finale sicuramente poco interessante, visto che ormai il risultato non è più in discussione, con Milano in totale controllo, la difesa molto aggressiva di Nunzio Corcelli che va a commettere fallo mandando in lunetta Simoncelli con i suoi già in bonus. Infatti ha qualcosa da dirgli coach Federico Grandi su un fallo commesso a metà campo quando non ce n'era assolutamente bisogno, soprattutto con i suoi già in bonus. Infatti Simoncelli punisce dalla linea del tiro libero col primo, segna anche il secondo. Adesso è notte fondissima per la Cinematic, meno 25. Dordei che guida la nuova azione offensiva, Corcelli cerca Dordei che però viene anticipato da Simoncelli che guida il contropiede. Il gioco però si è fermato per un fallo tecnico sanzionato a Gigi Dordei che poi continua con le proteste. Arriva anche l'espulsione per Gigi Dordei che è andato a muso duro con l'arbitro. Sicuramente anche un gesto di frustrazione da parte di Gigi Dordei per dovuto anche a come si è messa questa partita, perché Gigi Dordei continua a reiterare nelle proteste, questo sicuramente non
gli farà bene anche in termini di un'eventuale squalifica per le prossime partite. Gigi Dorrei che lascia il campo davvero arrabbiatissimo. Vediamo adesso parlare anche con membri della dirigenza ozzanese. Tanto tiro libero per Toffali che realizza. Vediamolo col secondo. Doppietta per la guardia milanese, ex Andrea Costa Imola. Gisdordei che non smette di lamentarsi con gli arbitri, lascia in questo momento il campo andando ad infilarsi nel tunnel degli spogliatoi. 3 su 3 in lunetta per Davide Toffali che realizza così i primi punti della propria partita. Esce Simoncelli applauditissimo, entra in campo Piatti, lui che aveva iniziato un po' a sorpresa il match in quintetto. Tre minuti ancora da giocare, una lenta agonia questa per la Cinematic per concludere il match. Giro e tiro con semigancio appoggiato al vetro che non va per Eli Antonio, rimbalzo difensivo per Corcelli che vuole attaccare, trova lo scarico per Ranocchi in angolo, tripla che balla sul ferro ma non va. Ozzano davvero poco prolifica in attacco in questo periodo, solo 4 punti realizzati in 7 minuti e mezzo per la formazione di coach Federico Grandi. Tanto Dimitri Kliucnik aggressivo in anticipo, sporca il pallone concedendo solo la rimessa d'attacco a Milano. Intanto c'è un cambio ancora per coach Davide Villa che sostituisce Paleari, entra sul parquet il numero 10 Albic, Luca Albic, che adesso va nelle mani di Piatti che attacca il pitturato andando a sbagliare, però l'appoggio al vetro. Corcelli cerca l'assist per Kliucnik, arriva un'altra brutta palla persa per Ozzano con Santo Lamazza che riporta in attacco i suoi. Purtroppo una partita questa per la Cinematic che era iniziata nel migliore dei modi, poi aveva preso una piega brutta in apertura di terzo periodo alla quale Ozzano non è riuscita a porre rimedio, situazione che poi è precipitata in avvio di quarto periodo che si era aperto con solo tra virgolette 9 punti di ritardo per Ozzano che adesso è sprofondata fino al meno 28. Minuto 32 ancora da giocare. Coach Federico Grandi intanto che dice qualcosa all'arbitro. Tanto la Mazza ha spazio per armare la propria mano da 3 punti e arrotondare ancora il vantaggio milanese che scollina quota 30 punti di margine, 59-90, adesso forse anche troppo pesante il passivo per la Cinematic per quello che si è visto sul parquet, quasi palla persa di Ranocchi, invece totale palla persa di Augusto con Ozzano che ha completamente mollato. Adesso contropiede il tiro da 3 punti di Piatti che non va, lungo garbage time adesso in questi ultimi minuti. Folli va da Corcelli per Kliucnik, difeso da Eli Antonio, se la giocherà uno contro uno il lungo ucraino e va a realizzare il canestro, il sesto punto di questo quarto periodo per la Cinematic, di questo quarto periodo davvero da dimenticare per i padroni di casa. Folli tocca la palla all'avversario e le riesce a recuperare, va da Corcelli che inspiegabilmente non si prende il tiro da 3 punti cercando un assist per Kliucnik, ma arriva un'altra palla persa per la Cinematic che ha perso davvero tantissimi palloni in questa partita, soprattutto in questo finale. Piatti va dal numero 44 Sedazzari, entrato anche lui, trova lo scarico in angolo per Toffali che attacca con decisione il centro dell'area, va però a sbagliare, il rimbalzo viene catturato da Piatti che subisce il fallo di Ranocchi, è il quinto fallo per Alessandro Ranocchi.
ci sarà il viaggio in lunetta per Sedastari. Lascia il campo Ranocchi, entra sul parquet Riccardo Salvardi per questi ultimi 12 secondi di partita. In lunetta Piatti segna il primo, 61-91, quando il tifo organizzato danese continua a cantare davvero fino alla fine. 2 su 2 per Piatti, più 31 per Milano, che infligge una sonora batosta alla Sinermatic. Termina qui l'incontro, Ozzano 61, Milano 92, più 31 il finale per Milano, che conferma il proprio straordinario momento di forma infilando la quinta vittoria consecutiva. Situazione diametralmente opposta per Ozzano, che colleziona questa sera la quinta sconfitta consecutiva ed è la un totale di una sola vittoria nelle ultime 9 uscite per la formazione ozzanese. Ci rivede anche Gigi Dordei adesso, che rientra sul parquet per i saluti finali, saluti in realtà non più di tanto, perché ha qualcosa da dire ancora agli arbitri. Termina qui quindi la sfida, Ozzano 61, Milano 92, Milano che vendica con gli interessi la sconfitta subita in casa propria all'andata. Dunque dal Palarte Grafica Reggiani, da parte di Alberto Cernera, ringraziando anche Marco Rivola in nostra compagnia, è davvero tutto. Ci rivedremo qui tra 2 settimane, quando qui sul campo del Palarte Grafica Reggiani arriverà Bernareggio in una sfida che davvero sarà importantissima per Ozzano, visto che adesso i playout sono distanti solo 2 punti, ci sono Olginate e Reggio Emilia.